Via con gli ingredienti, iniziamo dalla carne. Qui abbiamo della scamerita tritata grossolanamente, 450 grammi. Se non avete un tritacarne potete tranquillamente farla tritare dal vostro macellaio. E poi abbiamo 300 grammi di cotenna di suino. Parliamo ora delle spezie. Abbiamo 10 bacche di ginepro, 2 chiodi di garofano e una manciatina di semi di finocchio, 1 grammo di cannella, 1 grammo di paprika dolce, 7 grani di pepe, 7 grammi di sale, una manciata di pepe già macinato, una fogliolina d'alloro e del vino. Qui ne abbiamo una tazzina. Dai, mettiamoci al lavoro. Facciamo scaldare nel microonde per 30 secondi il vino rosso. Occupiamoci ora delle spezie che hanno bisogno ancora di essere tritate, come il ginepro, i chiodi di garofano, i semi di finocchio e l'alloro, che poi andranno inseriti all'interno del bicchiere di vino. Essendo tiepido, il vino farà fuoriuscire i sapori e i profumi delle spezie in maniera più veloce. Diamo una bella girata e lasciamo in infusione le spezie per circa un'ora. Occupiamoci ora del lavoro un pochino più duro di tutta la preparazione, ovvero tagliare la cotenna a cubetti. Con un coltello ben affilato, mi raccomando, cominciamo a tagliare delle listarelle. Ci vorrà un po', ma come vi dicevo prima, è il lavoro un pochino più ostico, un lavoro che richiede molta pazienza. Una volta che abbiamo ricavato una striscia, la andiamo a cubettare in questo modo, vedete? Cubetti così vanno più che bene. Finalmente ci siamo, dopo un po' di fatica, il vino ha riposato anche un'ora, ora ci prepariamo una boule dove mettiamo dentro la cotenna, il sale, il pepe in grani, cannella e paprika, il pepe macinato, la scamerita ed il vino che va filtrato. E ora impastiamo il tutto. Questo, ragazzi, è il risultato che dobbiamo ottenere. Ora, vi avevo promesso che la ricetta sarebbe stata semplice. Quindi, come andremo a chiudere senza il budello il nostro cotechino? Con carta da forno e spago. Allora, il procedimento è molto semplice. Dovremo prendere e procurarci 2 fogli di carta forno, stenderli sul tagliere, li sovrapponiamo così. Almeno abbiamo la parte della lunghezza ben accentuata per poterlo chiudere. Dovremo fare il salsicciotto. Quindi prendiamo la carne e la mettiamo proprio sopra la carta forno. Cerchiamo di dargli una forma un po' allungata. Mi raccomando, premete per bene così che tutta la carne si va a compattare. Una volta arrivati a questo punto, cominciamo a chiudere. Prima un lembo, premiamo per bene, chiudiamo a caramella da una parte e dall'altra. Però mi raccomando, non stringete troppo. Ora prendiamo un pezzo di spago e andiamo a legare. Con una forbice andiamo a togliere via gli eccessi sia dello spago che della carta forno. Per far fuoriuscire anche il grasso, con uno stuzzicadenti andiamo a bucherellare. Ora inizia la fase di riposo. 2 ore in frigorifero e poi possiamo cuocere. Ora che abbiamo terminato con il riposo, ci prepariamo una pentola capiente con dell'acqua e proprio ad acqua fredda andiamo a inserire la carne. Accendiamo il fuoco, copriamo fino a bollore. Dopodiché abbasseremo la fiamma e cuociamo per 3 ore. Guardate un po', ora bolle, quindi noi abbassiamo la fiamma. Vedete che bucherellare la carta da forno fa già fuoriuscire le parti impure? Benissimo, questo è il risultato che vogliamo ottenere. Richiudiamo, abbiamo detto, a fiamma bassa cuociamo per 3 ore, controllando di ora in ora. Il tempo di cottura è trascorso, ho tolto già la carta da forno e ho trasferito il cotechino su un tagliere, è ancora caldo, ma l'ho lasciato riposare per qualche minuto. Ora lo andiamo a tagliare. Morbidissimo, andiamo a tagliare una bella fetta. Beh, farlo in casa è una soddisfazione mega. Andiamo a fare la prova dell'assaggio? Io sono molto soddisfatto, ragazzi. Vi avevo detto appunto che la ricetta sarebbe stata molto semplice. Abbiamo realizzato un cotechino con la carta da forno, con gli ingredienti che tranquillamente troviamo nei nostri supermercati. Ora assaggiamo. Allora, al taglio è davvero morbidissimo.
perché ovviamente la cotica si è molto ammorbidita e il profumo, ragazzi, è davvero quello del cotechino. Quindi assaggiamo un po'. Ragazzi, spegni il video, dai, che devo finire di mangiare. No, scherzo, è davvero molto buono, davvero davvero. Quindi io spero che il video vi sia piaciuto. Avete visto, abbiamo fatto molto veloce, la cottura ovviamente richiede molto tempo, ma non vi preoccupate, dedicatevi la vostra giornatina a cuocere il cotechino, prendetevi dalla mattina, così siete tranquilli. Iscrivetevi al canale, lasciate commenti, suggerimenti. Sapete che ho una pagina Instagram, La Cucina per Tutti 1.0, quindi vi aspetto affinché possiate rimanere aggiornati su tutto quello che farò, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, buon cotechino a tutti!